Io sono Lucia, lavoro in questo SPRAR. SPRAR sarebbe sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. La cooperativa che gestisce questo progetto è il CRESM, che si occupa di progetti in ambito sociale a vario livello, sia su Palermo che Trapani e Gibellina. Il nostro SPRAR si trova all'interno di questa cittadella che è un ex manicomio. Il padiglione in cui ci troviamo era dismesso e abbandonato ed è stato recuperato grazie anche dei fondi e appunto oggi ospita sia lo SPRAR che anche altri progetti come un teatro e altro. All'interno del nostro centro, dello SPRAR, noi vivono 8 ragazzi adulti. Solitamente gli utenti, gli ospiti, i ragazzi che vivono qui sono neomaggiorenni, ovvero sono ragazzi che sono entrati in Italia da minori stranieri non accompagnati e al compimento della maggiore età sono stati trasferiti qui. Ma non solo, abbiamo ospitato anche appunto gente molto più grande che ha cominciato il percorso per la richiesta della protezione internazionale già da adulto. Quello che noi cerchiamo di fare appunto è di dare un orientamento sul territorio dal punto di vista sia fisico, appunto dove sei, come ti muovi, sia anche diciamo a livello mentale, cosa vuoi fare. Cerchiamo di lavorare molto sui progetti individuali. Si lavora anche dal momento in cui entrano, spesso si lavora già alla fuoriuscita, nel senso cosa vuoi fare, dove vuoi andare, in base a quello si creano dei percorsi individualizzati. Io tanto ho imparato grazie alle persone con cui ho lavorato sicuramente, ma ci vuole anche una forte volontà e voglia di aggiornarsi, ma anche di scontrarsi con quella che è la burocrazia. Spesso manca la formazione perché non è prevista, non è strutturata. Io mi ritengo fortunata perché molto ho imparato on working, però perché appunto sono stata affiancata da delle persone che pazientemente o anche con i loro modi mi hanno trasmesso tanto. È importante secondo me, al di là delle gioie, delle vittorie che si possono avere quotidianamente con i ragazzi, avere anche qualcuno che condivide con te questa situazione e che però come te continua a crederci ogni giorno e quindi ti dà la forza di continuare. Quotidianamente è importante confrontarsi con, nel nostro caso, con gli altri centri SPRAR ad esempio, per avere una linea comune, per vedere come si affrontano altre problematiche, per avere uno sguardo esterno anche sul tuo lavoro stesso, non avere problemi a raccontare certe situazioni per avere anche uno sguardo esterno, sapere come le affrontano anche gli altri, confrontarsi quindi. È importante un forte senso di iniziativa, di problem solving, per relazionarsi, perché tu appunto diventi un intermediario fra i ragazzi, comunque i richiedenti asilo e i rifugiati con cui lavoriamo, e il territorio in tutti i suoi aspetti, che può essere la scuola, la questura, il medico, tutto ciò con cui si confrontano i ragazzi e quindi noi in qualità di youth worker quotidianamente. Mi sento di suggerire di essere curiosi, di lasciarsi incuriosire. Io lo noto, a volte, soprattutto quando andiamo in giro, facciamo delle cose con i ragazzi, siamo osservati, anche loro mi chiedono perché ci guardano tutti. Va bene anche essere curiosi, però appunto chiedere è spesso chi lavora come me o i ragazzi stessi migranti con cui lavoriamo possono che essere contenti di spiegare cosa ci fanno qui, quanto è dura la loro vita, il nostro lavoro. E quindi sì, penso che il primo punto di partenza è incontrarsi e parlare.
Cosa mi sento di consigliare? Appunto, consiglierei di tenere a mente che ci saranno dei momenti più difficili, delle frustrazioni, che però appunto di fare tesoro delle soddisfazioni che si hanno e da quelle ripartire per riavere la carica, ma anche per avere delle nuove idee, perché devi comunque sempre inventarti qualcosa di nuovo, sia perché appunto si lavora con le persone e quindi ogni persona che hai davanti è diverso, e sia anche perché per trovare sempre nuove soluzioni per rapportarti a tutto il resto del sistema.